Riapre sabato pomeriggio la Pinacoteca Comunale di Faenza, il più antico museo della Romagna, costituito nel 1797 e aperto al pubblico per la prima volta nel 1879. Rinnovati gli allestimenti e il percorso espositivo, che oggi segue un filone cronologico, in un'ottica di maggior valorizzazione del patrimonio culturale. 200 le opere esposte, molte altre nei depositi dell'Istituto. A sottolineare l'importanza di uno degli istituti culturali più antichi della regione saranno presenti all'inaugurazione l'assessore regionale Mauro Felicori, il direttore regionale dei musei dell'Emilia-Romagna Giorgio Cozzolino e il direttore degli Uffizi di Firenze Heike Schmidt. A partire dal 12 dicembre la Pinacoteca sarà aperta al pubblico ogni giorno, dal martedì alla domenica, per un numero totale di 24 ore settimanali. Fino al 6 gennaio la visita sarà gratuita per i residenti del comune di Faenza, una sorta di gesto di riconoscenza per aver atteso quasi 2 anni per la riapertura. Il progetto di riallestire il percorso espositivo della Pinacoteca di Faenza era già partito in precedenza. Da tempo avevamo puntato sull'obiettivo di allestire il percorso su un ordine cronologico che da un lato offre una maggiore chiarezza di visita e di disamina di questi 700 anni di storia artistica della città, dall'altro ovviamente un ordine cronologico consente di porre subito all'inizio del percorso espositivo in grande luce quella che è la parte più antica delle collezioni della nostra Pinacoteca, che è proprio quella sezione antica che fa di questa Pinacoteca una delle più importanti della regione. Il periodo della pandemia poi ha portato ovviamente dei momenti di pausa che sono stati anche dei momenti di riflessione e che si sono trasformati anche in un'opportunità. L'assessorato alla cultura ha infatti deciso di reinvestire sul rinnovamento di questo percorso espositivo tutte quelle risorse di ambito culturale e di ambito turistico che non era stato ovviamente possibile spendere nell'annualità 2020 e in parte anche 2021 per ragioni legate alle chiusure della pandemia. Quindi un grande sforzo economico sicuramente da parte del Comune, a cui si è affiancata la possibilità di utilizzare anche fondi regionali significativi, e tutto ciò ci ha portato ad un riallestimento che fa della Pinacoteca di Faenza oggi un museo completamente nuovo rispetto a, diciamo così, a quello che era il suo impatto precedente. Il museo più antico della Romagna ha accennato a una potenziale collaborazione con il Museo Diocesano. Quali saranno le potenzialità adesso in futuro di questo museo? La Pinacoteca di Faenza si trova, come noto, nell'ex convento dei Gesuiti, la cui chiesa di Santa Maria dell'Angelo oggi è adibita dalla diocesi a spazio espositivo per le mostre temporanee del Museo Diocesano. La contiguità di questi due spazi già oggi la sfrutteremo, perché per l'inaugurazione, appunto, diciamo che il momento di incontro, il momento dei saluti, dei discorsi si terrà proprio nella chiesa di Santa Maria dell'Angelo. Insieme i due spazi costituiscono un polo espositivo, un polo dedicato all'arte che si offre al visitatore della città, e considerato che la nostra Pinacoteca scorre 7 secoli di storia artistica della città di Faenza e di tutto il territorio in cui Faenza è inserita, dal 200 al 900, mentre lo spazio espositivo del Museo Diocesano ospita di norme esposizioni di arte contemporanea, già da qui si comprende la complementarità che questi due soggetti potranno creare insieme. Poi, insomma, continueremo a lavorare e collaborare in futuro. Questo progetto è anche un progetto che vuole dare un'opportunità all'attrattività turistica della città di Faenza. Crediamo che questa Pinacoteca così rinnovata, con l'impatto forte, le sensazioni che offre di preziosità e di qualità al visitatore, giocherà molto bene la sua parte, insieme ovviamente al Museo Internazionale delle Ceramiche, a Palazzo Milzetti, al Teatro Comunale, per attrarre ancora di più visitatori in questa meravigliosa città di Faenza.